E la cultura come fardello. Beh, il grande filosofo neoplatonico Plotino definiva il nostro corpo un fardello. Sì, aveva tanta ragione Plotino, perché Plotino diceva pure che noi siamo delle latrine ambulanti. Aveva tanta ragione Plotino. Io aggiungo a ciò che scrisse Plotino che anche la nostra cultura è un fardello, e vi spiego come nasce questa questione. Perché qualche giorno fa qua al bar dei Cinesi di Volta Mantovana un avventore si rivolse a me dicendomi: professore, lei che è un uomo di cultura, ci dica, ma come si risolve la questione del governo, lo sapete, no? Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, eccetera. E la mia risposta fu la seguente. Proprio la cultura è un fardello. Siccome mi aveva detto: professore, lei che è un uomo di cultura, ci dica come va a finire la questione della formazione del nuovo governo. Io risposi: la cultura è un fardello, è un peso. La cultura è un fardello che schiaccia il cervello, schiaccia la mente, la schiaccia proprio la mente, la cultura, la schiaccia. La condiziona. La cultura è un fardello. E poi continuai dicendo: meno ce n'hai di cultura e meglio funziona il tuo cervello. Lui mi disse: sì, ho capito. Sì, aveva capito che la cultura è un fardello, è un peso. Così come il corpo è un fardello che schiaccia quella che si chiama anima, ma che è semplicemente la mente, che è la coscienza, non coscienza morale, coscienza come consapevolezza di esistere nel mondo. Il corpo schiaccia la coscienza, schiaccia la libertà, il corpo, la schiaccia, il corpo è un fardello. Così la cultura è un fardello. E continuando su tali riflessioni, io vi invito, cari amici, a dare un'occhiata a quel libro che noi usavamo in quinta elementare, che si chiama Sussidiario. In quinta elementare noi avevamo due libri, uno si chiamava Sussidiario e l'altro si chiamava Libro di lettura. Nel Sussidiario c'era la parte della grammatica italiana, poi c'era la parte dell'aritmetica e geometria, poi c'era la parte della storia, la parte della geografia, la parte delle scienze naturali, c'era anche la parte dell'educazione civica, c'erano le parole scritte e c'erano anche le immagini. Provate a dare un'occhiata voi a quel libro che in quinta elementare abbiamo usato tutti e che si chiamava Sussidiario. E vi renderete conto che noi in quinta elementare, con il Sussidiario, avevamo una quantità di notizie immense. Tutte le notizie che abbiamo avuto poi nella scuola media inferiore, nella scuola media superiore e anche all'università, non sono state altro che un ampliamento di quelle notizie che abbiamo ricevuto in quinta elementare. Beh, il Sussidiario si usa anche in terza elementare, in quarta elementare, in quinta elementare. Beh, da quel momento lì, dalla quinta elementare in poi, non potevamo fare a meno
di frequentare la scuola media inferiore, la scuola media superiore, l'università, perché la nostra mente aveva già tutto. La nostra mente aveva già tutto per andare avanti da sé. La nostra mente aveva già tutto per andare avanti da sé, in piena libertà. E lo so che i professori, non so, io pure sono stato professore di filosofia e storia nei licei, e poi sono stato anche preside di ruolo nei licei classici e scientifici, e lo so che i professori non sono contenti di delle cose che dico, ma neanche, soprattutto i professori universitari, perché in ultima analisi, se ci pensiamo bene, sia la scuola, dalla scuola media inferiore in su, che l'università, non sono al servizio degli studenti, sono al servizio degli stessi docenti. Sono al servizio degli stessi docenti, soprattutto sono le università che sono al servizio dei docenti universitari, lo so. Beh, il grande anarchico Ivan Illich, che ha scritto le opere più belle, scrisse pure un pamphlet ponderoso intitolato Descolarizzare la società. Ah, come funziona meglio la nostra mente se non la soffochiamo con l'immane fardello della cultura. La nostra mente, già all'età di 11 anni, e lo dicono gli psicologi dell'età evolutiva, il francese Piaget, l'americano Brunner, la nostra mente già a 11 anni ha raggiunto il massimo livello concettuale. Cioè, Tobi dice gli 11 anni non è che noi diventiamo più intelligenti, no, non si diventa più intelligenti dopo gli 11 anni, semmai dopo gli 11 anni acquisiamo esperienze, o se volete voi acquisiamo ulteriore conoscenze, cultura, cioè si appesantisce il fardello che pesa sulla nostra mente. Però la nostra intelligenza ha già raggiunto il suo massimo livello a 11 anni, lo dicono gli psicologi dell'età evolutiva, il francese Jean Piaget e l'americano Jerome Brunner. Ok, cari amici, questa mia discussione si ricollega appunto a ciò che mi venne chiesto poco tempo fa da un amico avventore qua al bar dei cinesi di Volta Mantovana, che mi disse: professore, lei che è un uomo di cultura, ci faccia sapere come andrà a finire la questione governativa. Ed io risposi dicendo: la cultura è un fardello. Beh, tutti voi sapete che io ho già dedicato alcuni video intitolati "I libri che non ti devono mancare", e in questi video dedicati ai libri che non ti devono mancare io ho elencato pochissimi libri, ho elencato il vocabolario della lingua italiana, un buon vocabolario della lingua italiana, la Bibbia, e poi, scusatemi, ho elencato anche La stirpe del serpente, dove si illustra il passaggio dell'umanità dal matriarcato al patriarcato. Basta, con un buon vocabolario della lingua italiana, con la Bibbia, che è il testo base del patriarcato, e con la mia opera, La stirpe del serpente, tu puoi andare dove ti pare. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.